Ciao ragazzi, eccoci nelle Late Night, sempre ovviamente prese un po' dal repertorio vastissimo di Carl Fulz. Io l'ho presa da questo libro che è un po' meno conosciuto, che è Foolproof Card Tricks, ma in realtà l'effetto è di Sam Schwartz, che è un altro prestigiatore famosissimo. Addirittura lui dice che il gioco è talmente mascherato che si potrebbe anche ripeterlo. Questo sinceramente non lo so. Io faccio l'effetto base, è mescola. Il mazzo può essere preso in prestito Ho e dimenticato come si pensa fa. a un nome di persona, maschile, femminile, non importanza. Meglio, ma non è obbligatorio. Meglio se non è lunghissimo, però qualunque nome va bene, è solo per una questione di tempo. Ok, ce l'ho. Ok? Ora io mi giro, quello che ti chiedo di fare è di compitare sul tavolo il nome. Ok? Una carta per ogni lettera. Cerco come al solito di parlare per non sapere di quante lettere è formato il nome, bla 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 bla. Ok, chiudo il mazzetto. Sì, il mazzo grosso mettilo da parte, mazzetto piccolo mescolalo, guarda e ricorda l'ultima, falla pure vedere in camera e poi lo butti sul mazzo. Squadra bene, mi giro. Sì. Allora, parlando così da maghi, io non ho assolutamente nessun riferimento, No, niente. perché dal momento in cui te l'ho date per mescolarle, le hai sempre tenute tu. Quindi non posso avere carta chiave e niente, Certo. giusto? E non so ovviamente di quante lettere è formato il nome che hai Certo, compitato. sì. Allora, l'unica cosa che ti chiedo di fare, fra un secondo, mi girerò per l'ultima volta, è come se fosse un computer, bisogna settarlo. Ricompiti il nome che hai in mente una carta alla volta dalla cima al fondo. Cioè, per esempio, se avessi pensato Teo, fai T-E-O, ovviamente col tuo nome. E di nuovo io non posso sapere assolutamente nulla, giusto? Continui dalla cima al fondo, dalla cima al fondo. Quando hai compitato il tuo nome, Fatto. squadra bene, mi giro. Ok? Ora non so neanche se la tua carta è verso la cima o verso il fondo, non posso sapere veramente nulla. Niente. Eppure, guarda, proviamo, eh. Lo faccio mo molto Sì. veloce. No, no, no. Mi sa che proprio che sia qualche carta Sei era di ed cuori. è il 6 di cuore. Molto bello. Molto, molto Non so bello. se è facile o non facile da ricostruire, è talmente bello che è svenuto il pubblico e le quinte. No, no, non so se è facile o no da ricostruire, però è carino. Se Sì, ci ragioni molto, non è così molto carino. immediato, no? Tocca a me. Ti faccio vedere un effetto anch'io che ho preso dalla serie dei Self-Working, in particolare da Close Up Magic, Card perché c'è Magic, Close-Up Card Close Up Magic. Card Magic, e c'è tutto un capitolo dedicato alle Impossible Discovery, Ok. e c'è questa qua che non mi dispiaceva. L'idea è questa, ma ti chiedo prima di tutto di mescolare. E poi vorrei che tu facessi tre mazzetti circa uguali. Ok, voilà. Cerco una previsione che mi... a sensazione, eh. No, qua non c'è niente che mi stuzzica. Sì. Forse sì, ma non te la voglio fare ancora vedere. Guarda, Ok. la lascio girata. Ora, questi due li ho toccati. Questo non l'ho mai toccato, quindi dagli una mescolata ulteriore per sicurezza. Poi guarda la prima carta. Ok? Ok. Sì. Ok? E lasciala sul mazzetto centrale. Ok, quel mazzetto lo puoi appoggiare tranquillamente sul tavolo. Quindi ora, guarda, sappiamo che la tua carta è lì. Per perderla ulteriormente, dai un taglio. Ok. Ok, grazie. Ti faccio vedere la prima visione Sì. per la prima volta. Tanto non posso più avere idea di quale sia la tua No, carta no, fra no, queste. assolutamente. Però, quello che ho predetto io è esattamente 8 di picche. Ti dice qualcosa? Ah, no. Lo so che cosa hai in comune con la tua, che non è la tua. No. Infatti, guarda che cosa interessante. Q, U, E, S, T, A. Questa non è la carta. Ho fatto bene, sì? Questa non è la carta Carta. scelta. S-C-E-L-T. Questa non è la Ok, carta scelta. Che carta avevi visto? asso di picche. E vedi, questo è il legame fra l'otto di picche e l'asso di picche. Molto carino, no? Molto Sì. semplice e veloce. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Ciao! Ciao.